I glutei sono probabilmente la parte più difficile del corpo da mantenere in forma, sia perché la loro forma dipende in gran parte dalla genetica e dalla naturale deposizione di grasso, sia perché il muscolo del gluteo, anzi i muscoli del gluteo, sono i muscoli più grandi del corpo e quindi richiedono un allenamento costante, specifico, mirato. Se poi si conduce anche una vita sedentaria, un'alimentazione sregolata, di certo non li aiuteremo ad acquisire tono e volume. Come intervenire però efficacemente sui glutei? È vero che in gran parte la loro forma dipende dalla genetica e dalla naturale deposizione di grasso, ma possiamo fare qualcosa? Sì, assolutamente. Innanzitutto dobbiamo sapere che senza sport e senza alimentazione adeguata sarà impossibile lavorarci con successo. Oltre a queste due basi, è possibile intervenirci anche con dei trattamenti specifici che vanno a lavorare non solo sul ripristino del turgore della pelle, che può essere un pochino più cedevole nella donna con età avanzata, ovviamente anche nell'uomo, ma soprattutto oggi esistono dei trattamenti che ci permettono di lavorare efficacemente anche sulle fibre muscolari. Ovviamente sarà impossibile andare a creare volume muscolare, per quello serve sempre l'attività fisica, ma si possono abbinare all'attività fisica dei trattamenti capaci di migliorare il trofismo che abbiamo sviluppato con lo sport. Quindi, nel complesso, questi trattamenti riescono a lavorare su un miglioramento delle forme del corpo, mentre si lavora su un miglioramento dell'ossigenazione e del trofismo del muscolo. Questo ci permetterà di concentrarci non solo su tutti i muscoli del corpo, quindi permettendoci un rimodellamento complessivo, ma ci permetterà anche di concentrarci sulle aree più critiche, come possono essere appunto i glutei. Quindi una stimolazione ripetuta, costante, fatta di più ingredienti, sicuramente ci potrà portare al risultato sperato. Oltre a questo, è fondamentale lavorarci anche a casa con l'applicazione di prodotti e, perché no, facendo anche qualche esercizio in più, ma anche semplicemente fare degli esercizi mentre mettiamo a posto una cosa, anziché piegare la schiena, che tra l'altro ci fa anche male. Se ci pigliamo in questa maniera, avremo fatto uno squat. Se questi pensieri li adottiamo nelle azioni quotidiane, sicuramente andremo a incrementare quell'attività fisica che magari già facciamo, ma è mirata. In più, applicare prodotti specifici sulla zona dei glutei ci aiuterà sicuramente a migliorare un pochino le forme. Quindi, fondamentalmente, per avere dei glutei sodi bisogna lavorare duro.